Matteo Valentini su Spettacolo Mania, intanto benvenuto e come stai? Grazie mille, sto molto bene, stiamo facendo le prove, quindi molto impegnati, però è una bella soddisfazione, dai. Vi abbiamo un po' disturbato, allora le prove ovviamente per Bulloman, il musical che andrà in scena all'Auditorium della Conciliazione il 28 maggio, la sera di sabato 28 maggio. Il tema lo conosciamo, ma ora ne parliamo. Intanto invece chi è Matteo Valentini sul palcoscenico di Bulloman? Matteo Valentini in questo spettacolo interpreterà appunto Bulloman, quindi sì, è il protagonista della storia, uno dei personaggi principali e non vi posso svelare tanto, perché posso solo dire che sarà un personaggio di cui si vedrà un po' tutto un arco narrativo e quindi tante sfaccettature nella sua vera a tutto tondo, ecco. Quindi fai parte della famiglia Bulloman, perché poi sappiamo che c'è una famiglia Adams. La famiglia Adams e la famiglia Boninsky, che sarebbe la famiglia di Bulloman, che è una famiglia di supereroi. Senti, quanto è importante che i giovani parlino ai giovani di questa tematica, quella del bullismo? Allora, penso, io personalmente sono con il Centro Nazionale contro il Bullismo oramai da 4 anni, 5 anni probabilmente, e credo che sia a parte una missione, una buonissima causa, tutto ciò che fa Bully Stop, tramite i dibattiti che fanno nelle scuole, lo spettacolo stesso, hanno un linguaggio in cui si parla tra giovani, per i giovani, e quindi, come visto e considerato che alla fine parlare è proprio l'arma più potente per distruggere questa brutta piaga della società, che è come una guerra, che è il bullismo, appunto è parlare, e di conseguenza essere giovani e potersi mettere su uno stesso piano e non un piano magari professore-alunno, quindi anche un dislivello di potere, se possiamo dire così, o anche di autorità, parlare semplicemente come se fossimo amici, conoscenti, coetanei anche, può sicuramente aiutare i ragazzi in primis a esprimersi in maniera più libera, senza paura del giudizio degli adulti, o anche senza, con molta libertà e molta tranquillità. Sicuramente è una cosa che aiuta molto, avere la stessa età. Tu comunque sei un Matteo Valentini completo, no? Perché canti, balli, reciti, ti abbiamo visto al cinema, ti abbiamo visto anche nel video, ma eri piccolissimo, nel video Guerriero di Mengoni. Sì, ho avuto delle... sono stata una persona molto fortunata, perché ho scoperto la mia grande passione, la mia grande vocazione quando ero molto piccolo, e quindi ho avuto la fortuna di avere due genitori che non sono del settore, perché hanno un'azienda tessile, che quindi molto ignari di tutto hanno detto vabbè, tu vai, provaci finché è una cosa che ti rende felice, sempre studiando, mantenendo buoni voti a scuola, perché comunque l'istruzione è sempre stata la prima cosa. Io continuo anche ora un percorso universitario, nonostante continuo con la carriera d'attore e in generale artistica, e però ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi sono sempre stati dietro e che mi hanno sempre spronato nei miei sogni, e anche quella di avere la possibilità di lavorare sempre in sempre lavori molto con delle persone buone, delle persone oneste, soprattutto, che mi hanno sempre insegnato tante cose, tra i tanti, che ne so, Marco Mengoni anche nel video si è creato un bellissimo rapporto, anche solo di amicizia, veramente delle persone stupende. Beh, poi di recente sei stato il fratello di Serena Rossi nella Sposa, lo vogliamo dimenticare? Assolutamente sì, nella Sposa, bello impegnativo come ruolo, però sì, anche con Serena Rossi, con Giorgio Marchesi e tantissimi altri attori veramente fantastici, persone che prima di tutto umanamente stupendi, veramente deliziosi, e anche artisticamente molto stimolanti, e soprattutto c'è stato sempre un bello scambio, ho sempre avuto la possibilità di rapportarmi con loro, che mi hanno sempre trattato appunto come un professionista e un adulto, e c'è stato sempre un bello scambio di idee e anche di emozioni, di esperienze. Ci vedremo presto di nuovo da qualche altra parte? Io non dico niente, perché non posso dire niente, che altrimenti qua fanno un casino. Però sì, ci sono altre cose in programma, vedremo presto cosa si potrà dire. Comunque adesso sto preparando altra cosina, che diciamo che se ne parlerà poi dopo, e per il momento non posso dire niente, però ci sono cose, assolutamente, meno male che ci sono, e finché ci sono siamo contenti, spero
Spero innanzitutto che vada bene lo spettacolo Bulloman e poi per tutto il resto mi fa piacere se mi seguite. In chiusura abbiamo chiesto a Martina Attili cosa vorrebbe dire, cosa può dire a qualche ragazzo o qualche ragazza che è stato o è bullizzato. A te invece chiedo che cosa vuoi dire a qualche bullo che invece magari sta guardando e ascoltando questa video intervista. Certo, allora, innanzitutto io sono sempre dell'idea che una persona che è un bullo ha dei problemi sicuramente, perché non a livello di problemi nel senso di ah ok, hai fatto questa cosa, di conseguenza è una cosa sbagliata. Probabilmente hanno delle questioni risolte dentro se stessi, delle insicurezze, delle grandi fragilità. Di conseguenza, secondo me, come per la vittima, la cosa migliore è parlarne con qualcuno. Per il bullo, innanzitutto, secondo me è una cosa che può essere di grandissimo aiuto, è sfogarsi negli sport, nella musica, nel canto, nella recitazione, nell'arte in generale, trovare una propria... Una propria valvola di sfogo per lasciare dietro tutti i problemi, poter essere se stessi e poter essere accettati, ascoltati magari in un qualcosa e potersi sfogare di tutte queste cose che magari non vanno nella vita privata. E sicuramente già questo può essere un grande aiuto, perché tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, di essere accettati e soprattutto di poter esprimere noi stessi liberamente senza essere giudicati o anche solo chiusi dentro la nostra gabbia. Quindi per chi è bullo, io come prima cosa consiglio sempre di trovare, farsi appassionare, avere la curiosità di poter trovare un qualcosa che possa appassionare veramente, che sia veramente dalle cose più banali a magari l'astrofisica, qualsiasi cosa che possa essere un buon obiettivo e uno scopo. Che possa essere uno scopo nella vita. Hai detto una bellissima cosa, grazie Matteo, in bocca al lupo. Grazie mille a voi, un saluto a tutti e ci vediamo prestissimo. Speriamo di vederci il 28 di maggio all'Auditorium della Conciliazione alle 21 per lo spettacolo Bulloman. Un bacione.